Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Ephemeral. Siamo arrivati al finale felice con Natsume e io sono curiosissima, non vedo l'ora di vederlo. Per ora i due stanno ballando alla festa dei morti, quindi direi di cominciarlo subito e vedere insomma come sarà questo bel finale. Si intitola Piani Futuri, quindi tutto finirà bene. Qui immagino che ci sia la musica. Natsume ed io balliamo al ritmo del valzer in mezzo alla pista da ballo. La sala è tutta piena quando iniziamo a ballare, ma mi accorgo che la gente ha iniziato a lasciare la pista da ballo e farci spazio, e addirittura. Li disprezzavo come razze inferiori, ma sono proprio bravi a ballare. Non balli? Non sono interessato al premio. Ottengo quello che voglio con le mie forze. Ah, sì? Ehi, qualcuno sta arrivando correndo da laggiù. Ah, salvo! Poverino, lui sta scappando dalla sua compagna. Ma che fai? La mia partner mi ha portato fuori a ballare, ma visto che tutti hanno iniziato a ballare tutti insieme, qui era pieno zeppo. Ah, stavo soffocando e sono scappato via. Mi spiace per lei. E a quella ragazza che è successo? Anche lei è stata spinta in giro dagli altri. E sembra che il suo vestito sia stato rovinato. Mi ha detto che andava al bagno per sistemarlo, quindi dovrebbe tornare presto. Ehi, piuttosto, guardate quei due. Vero? Vinceranno di certo, vero? Wow, mi chiedo cosa chiederanno. Qui cosa c'è? Niente? Nulla? Che sta succedendo? Non si sa. Allora, siete tutti d'accordo? Allora è deciso. Natsume e Chloe sono i vincitori del premio d'onore. Il tifo e gli applausi siamo invitati sul palco. Il mio cuore è in subbuglio, i piedi mi rispondono appena per il nervoso. Il mio cuore batte così velocemente che posso appena respirare. È tutto ok. Natsume. Stringe la presa intorno alle mie dita per calmarmi. E poi ci passano il premio. Innanzitutto, Chloe, che cosa desideri? Io. Vorrei che la medicina per gli zombie fosse abolita. Abolire la medicina? Tu capisci cosa stai dicendo? Senza quella medicina l'infezione degli zombie non può essere prevenuta. È un pericoloso fattore che potrebbe cancellare le altre razze, no? No, non sto dicendo la totale abolizione, ma mi scuso se non sono riuscita a spiegarmi bene. Non intendevo l'abolizione totale. Ma vorrei che l'agente di accelerazione dell'invecchiamento fosse rimosso. Non so di cosa tu stia parlando. Stai cercando di negare? Negare? Io sto solo dicendo che non so di cosa stiate parlando. Quella medicina è pensata solo per fermare il contagio del virus che infetta gli zombie. Tutto qui. Oltre a questo, quella medicina non ha altri effetti. Ma. Zitta! Se continui a parlare sarai accusata di lesa maestà. È proprio come aveva previsto lui. Dopo che la signora Amanda ha alzato la voce, gli studenti in tutta la sala cominciano a mormorare. Ma che succede? Lesa maestà! Ma che cosa ha chiesto quella zombie? Non c'è verso. Natsume, pensaci tu. Natsume cerca di affrontare la signora Amanda facendo un passo in avanti. Natsume! Ha mentito quando ha detto che avrebbe esaudito qualsiasi desiderio? No, non mentivo. Allora lo esaudisca. Questo è il suo desiderio. Anche io non posso esprimere un desiderio basato su un sospetto infondato che si diventa vero. Non è infondato. Ha chiesto ad una strega intelligente di indagare e ottenere risultato. Sa che fra tutte le razze le streghe sono quelle più informate sulla medicina, non è vero?
Beh, se non può crederci, possiamo rifare le ricerche. Voi altri! Ritira quello che hai detto, oppure... L'aria diventa densa e la signora Amanda prova a fare un ordine forzato. Che però su di lui non funziona, perché lui è un tritone, ma la signora non lo sa. Mi dispiace dirle che un ordine forzato su di me non funziona. Perché anche io come lei sono una sirena. Bel colpo di scena. Ma che stai? Non mi dirai che tu? Sono un tritone che si dice sia brutto abbastanza da provocare la morte immediata a coloro che lo guardano. Se lo desidera, potrei togliermi queste bende e mostrare a tutti come sono realmente. Che ne dice? Sarebbe interessante vedere cosa ne pensano tutti qui. Sono le sirene ad aver raccontato la storia che i tritoni sono ripugnanti. Se ci fosse un'indagine e scoprissero che le sirene hanno ucciso componenti della loro stessa razza, cosa le succederebbe? Mi stai minacciando? No, le sto solo chiedendo un favore. Non mi importa più degli omicidi dei componenti della stessa razza o dei grandi crimini delle sirene. Ma se crea problemi alla donna che amo, allora non sa di cosa sono capace. No vabbè, cioè in questo momento lo sto adorando. La signora Amanda diventa pallida al sorriso di Natsume. Oh, ho capito! Allora dirò di revisionare la medicina. Non è che ho ammesso che c'è un difetto, ma che se ci sarà, sarà di sicuro... Mi raccomando. E che non pensi di uccidere me e Chloe per far finta che non sia successo nulla. Non servirà a nulla. Non sottovalutarmi. Sono una politica che ha fatto una promessa davanti a tutti di realizzare qualsiasi desiderio. Non sarei capace di questa codardia. La faccia della signora Amanda è distorta. Allora, Natsume, qual è il tuo desiderio? Il mio? Lo sviluppo della medicina è il suo desiderio. E il tuo? Io? Non ne ho, ma se dovessi averne uno, desidero che tu non rompa la promessa con Chloe. Non desideri nulla? Disgustarti come una mummia significa che ti stai nascondendo dalla nostra razza, vero? Non vorresti qualche miglioramento per questo? Ti ho detto che non mi importa. Per me, se ho Chloe, è abbastanza. Vivere con Chloe è il mio desiderio. Anzi, non ci possono essere miei desideri che possano essere realizzati da voi sirene. Capito. Tu non desideri nulla perché noi sirene probabilmente ti abbiamo tolto tutto. Eh? Hai mai sentito la voce di sirene che possono cantare solo canzoni tristi? Queste sirene hanno tutto un punto in comune. L'essere una sirena peccaminosa che ha ucciso suo figlio. Ed io sono una di quelle. Eh? Amanda, premendo il suo petto e ansimando, si rapporta a noi come se stesse facendo una confessione. Potrebbe sembrare una scusa, ma io non volevo uccidere mio figlio. Nel momento in cui nasciamo in questo mondo, noi sirene abbiamo un grande peccato con noi. Non possiamo amare i bambini che dovremmo amare, ma non possiamo sopprimere il nostro istinto. Ti ho detto che non mi importa. Anche tua madre avrebbe, se fossi stata una donna... Ancora? Non ne voglio sentire parlare. Gelosia e desiderio sono dentro di me. Potrei uccidere qualcuno per Chloe, senza tanti pensieri. L'unica differenza è ciò che è importante per noi. Mia madre provò ad uccidermi per ciò che era importante per lei. Ed io? Amerò Chloe che mi ha accettato e che mi ama per quello che sono. Anche se devo uccidere qualcuno o ferirlo. Quindi non tentare di impietosirmi. A consolarmi può riuscirci solo lei. Tu vai avanti, guarisci il tuo dolore e gli altri sensi di colpa. Io non sono certo colui che ti perdonerà per il tuo peccato. Natsume! Vero? Scusami. Sto pensando di cambiare le leggi gradualmente. Non subito, ma... Vorrei fare in modo che se una sirena maschio, un tritone nasce, deve essere separato dai suoi genitori entro 100 anni per essere segregato in un luogo sicuro. Per questo, bisogna creare prima di tutto un terreno che accetti l'esistenza dei tritoni. Ma questo non potrebbe succedere con la mia generazione.
Il problema è molto più radicato. Forse non ci riusciremo. Ma io ci proverò. Perciò... No, ora non ha senso. Non per chiedere perdono, ma per non creare un'altra catena di dolore. Io farò quello che posso per cambiare le cose. Fai come vuoi, io non c'entro. Natsume indietreggia con decisione, tenendomi per mano. Lo vedo sorridere. Dichiaro a tutti gli studenti della scuola Alderic. Ciò che la coppia ha desiderato è il miglioramento del trattamento degli zombie. Dichiaro ufficialmente che la proporrò al prossimo congresso per realizzarlo. Un altro applauso. Un forte applauso si alza. Circondata dall'applauso di molti studenti, lascia il salone con Natsume. Miglioramento del trattamento. Non ha parlato della medicina, ma lo farà davvero? Lo farà di sicuro. Anche perché lo ha dichiarato a quel modo. Beh, se avrà detto una bugia, la ucciderò. Vabbè, tu uccidi sempre tutti. Ancora con queste cose? Lui sorride e mi tira per un braccio per tenermi tra le sue braccia. Oh, che bello questo momento, che bella scena. Spero che con questo la durata della tua vita si allunghi. Sì, grazie Natsume. Quindi, non allontanarti da me. Ti amo, quindi, per favore. Sì, stiamo insieme. Davvero? Certo. Con le mie emozioni che mi sopraffacevano, pensavo di non poterti perdonare. Ma se anche la morte ci separerà, io ti amerò. Chloe. Viviamo insieme per sempre, Natsume. Nonostante la differenza di razza, nonostante il giorno che dovrò lasciarti potrebbe giungere prima o poi, ti amerò anche quando sarò morta. Ehi, Natsume, stai ancora pensando di non voler ritornare a questo mondo? Eh? Sì, voglio stare solo nel mondo dove ci sarai anche tu. Voglio vivere e morire con te. Tu sei il mio mondo. Oh, che dichiarazione! Capisco. Anche io pensavo la stessa cosa, di voler tornare nel mondo in cui ci sarai. Per vivere con te. Pensando in questo modo, tutti pregano nel giorno dei morti per tornare in vita in questo mondo. Oppure pensano che, se nascono in un'altra razza, saranno felici. Non sanno però che tutte le razze hanno le loro miserie. Quindi, se vivranno di nuovo, potranno essere felici. Natsume, se rinascessi in questo mondo, che razza vorresti essere? È uguale. Sapevo che avresti detto questo. Ma davvero, non mi importa. Qualsiasi razza, basta che sia come te, uno zombie o una sirena. Una sirena? Sì, se fossi insieme a te. Capisco. Anche le sirene, forse il suo odio verso la propria razza è un po' diminuito. Ah! Il delicato suono della banda nella sala da ballo ricomincia a suonare. Ehi, Natsume, balliamo? Eh? Per pregare che, anche se il giorno in cui dovremmo separarci giungerà, torneremo comunque in questo mondo. Per essere capaci di stare di nuovo insieme, preghiamo e balliamo. Ok, allora prego, mi dia la mano. Mi dia l'onore di ballare con me. Con una grazia tipica di un principe delle favole, Natsume mi offre le sue mani. Quando appoggio le mie sulle sue... Wow! Mi dà un bacio super appassionato. Ehi, Natsume! Almeno questo, scusa. Non l'abbiamo fatto a lungo. Sto raggiungendo il mio limite. Ma insomma... Non arrabbiarti. Dai, balliamo. Mi tiene in vita e iniziamo a ballare vicino l'un l'altra. Dopo un anno, 10 anni, 100 anni, nella prossima vita... Se posso ballare così con Natsume, sarebbe meraviglioso. Immaginando una cosa del genere nella mia testa, balliamo abbracciati sotto la luce della luna. Ed è finito! È finito così, quindi, il capitolo, diciamo così, la storia con Natsume. Oh, l'ho trovato molto carino, sapete?
Cosa dice qui giù? Il tempo passa, si avvicina il giorno della separazione. In che senso per i due? Quale separazione? Che pensano ai bei giorni passati insieme a scuola. Ma non c'è un prossimo episodio? Vabbè, comunque. Adesso manca quindi il finale triste. Che però devo cercare, insomma, di ottenere. Quindi adesso rigioco qualche capitolo e do le risposte sbagliate. Così vedremo anche il finale triste come sarà. Secondo me in quello triste si lasceranno definitivamente. Non lo so, staremo a vedere perché mi incuriosisce anche quello. Fatemi sapere cosa ne avete pensato qui giù nei commenti, se questo finale felice vi è piaciuto oppure no. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like, se non siete iscritti vi invito a farlo così non vi perderete i prossimi video. Noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!